Voglio raccontarvi molto molto brevemente che cosa c'entra Microsoft con il mondo IoT, perché quando si parla di Microsoft si parla di PC, si parla di tecnologie un po' più, chiamiamole desktop, ok? Siamo abituati al mondo dei PC, però in realtà Microsoft entra anche nel mondo dell'IoT. Vediamo un attimo come, se lo slider mi assiste. Storto cosa? È acceso? Oppure no. Va bene, allora, intanto io comincio. Io faccio parte del team di evangelismo in Microsoft Italia e appunto il mio lavoro consiste nel raccontare che cosa c'è di bello nelle tecnologie, in particolare nella tecnologia Microsoft, dedicate principalmente al mondo IoT. Riproviamo. Ok, sì. Intanto la prima cosa da dire è che tutto inizia con un'idea. Tutto ciò che è IoT, come abbiamo poi potuto vedere oggi, a livello pratico, inizia da un'idea. L'idea di trarre un'informazione a partire dai dati. Un'informazione che può essere utile, che deve essere utile e che può permettere di trasformare addirittura i modelli di business. Quindi tutto comincia come è cominciato effettivamente all'interno di questo hackathon, con un'idea. Ok. Però in realtà, quando parliamo di Internet of Things, parliamo di oggetti connessi, sicuramente, ma non solo. Connettere un oggetto alla rete non crea Internet of Things. Ciò che veramente fa la differenza è l'informazione che si può trarre dai dati che provengono da questi oggetti. Quindi tutto ciò che la vostra idea iniziale vi può permettere di guadagnare in termini magari anche monetari, ma magari anche come, per esempio, soddisfazione del consumatore. Quindi pensate ad esempio di poter offrire tramite l'analisi di questi dati una serie di informazioni all'utente che magari si rende conto tramite una dashboard dove tiene sotto controllo gli elettrodomestici di casa propria, che il freezer che gli ha regalato la nonna che sta in cantina e che ha 20 anni probabilmente consuma di più rispetto a tutti gli altri elettrodomestici messi insieme e quindi va a incidere sul prezzo della sua bolletta e probabilmente gli conviene di più acquistarne uno nuovo piuttosto che continuare a tenere quel freezer seppure funzionante per altri 2 anni. Quindi anche questo è un valore dato all'utente e anche questo può essere sicuramente Internet of Things. Ciò che fa veramente la differenza è il dato, ma non solo, l'analisi del dato e le azioni, le decisioni che possono essere prese in funzione di questa analisi. Queste decisioni possono essere appunto degli insight che si possono ottenere tramite l'analisi di questi dati, possono essere anche creazione di nuovi modelli di business. Abbiamo visto nella presentazione precedente di Tesla l'accenno appunto alla possibilità di un modello di business diverso per le assicurazioni dell'auto. Un'assicurazione della macchina oggi come funziona? In base all'età, in base al numero di incidenti, in base alla categoria del guidatore, però pensate ad un'assicurazione che in realtà possa sfruttare la sensoristica presente sull'auto, meglio se una Tesla, anche secondo me sarebbe meglio se fosse una Tesla, però formulare una polizza assicurativa sulla base di come l'auto viene guidata. Quindi il guidatore effettivamente rispetta i limiti di velocità, rispetta i semafori o comunque la segnaletica stradale e allora gli posso fare una polizza più bassa. Guida di più, guida di meno, guida in strade trafficate, meno trafficate. Quindi anche tutte queste informazioni possono andare a creare nuovi modelli di business per le aziende e di conseguenza anche sicuramente trarre un valore che è generato effettivamente da applicazioni IoT. Oggi quello che è stimato è che il 70% del valore che riguarda il mondo IoT nasce da applicazioni che sono business to business. E le applicazioni consumer sono estremamente interessanti e io le uso spesso per fare gli esempi perché sono sicuramente alla portata di tutti, possono essere comunque applicazioni che diciamo sono comprese da chiunque. Però il vero business si fa sulle applicazioni B2B. In particolare Microsoft si pone all'interno di questo mondo non proponendosi come
il nuovo produttore di hardware per realizzare Internet of Things, assolutamente no. In realtà quello che offre Microsoft è principalmente una piattaforma di servizi messi a disposizione per la raccolta dei dati, l'analisi dei dati e la presentazione di questi dati. Se vedete questi tre pilastri, se riuscite a leggere, sono diciamo gli elementi fondamentali di un'applicazione, di un progetto, di un'architettura IoT. Il primo sicuramente riguarda la connessione dell'oggetto alla rete, perché se è vero che connettere un oggetto a internet non crea automaticamente IoT, sicuramente l'oggetto deve però necessariamente essere connesso per poter generare dati utilizzabili. Il secondo pilastro riguarda il data processing, quindi in pratica l'analisi che può essere fatta su questi dati, la memorizzazione, tutto ciò che può essere estrapolato da questi dati provenienti dagli oggetti. E l'ultimo pilastro riguarda invece la connessione con il business esistente, quindi in un qualche modo la presentazione e l'interazione di questi dati con quello che può essere già il business dell'azienda. All'interno di questo mondo Microsoft propone sicuramente una versione del sistema operativo adatto anche al mondo embedded e in realtà più versioni a seconda del dispositivo, comunque insomma in generale un sistema operativo dedicato al mondo IoT, un sistema operativo che a tutti gli effetti è il sistema operativo Windows. Parliamo di Windows 10 con opportune limitazioni, con opportune diciamo caratteristiche che non sto qua a elencare, però a tutti gli effetti Windows 10. E poi mette a disposizione una piattaforma cloud che si chiama Azure, l'abbiamo tra l'altro vista anche in uno dei progetti dei ragazzi, che contiene tutta una serie di servizi utilizzabili che possono essere diciamo incastrati uno con l'altro in modo da creare un'architettura che permetta appunto l'analisi, l'elaborazione, la memorizzazione e la presentazione di questi dati. Ora, questa è una panoramica non esaustiva dei servizi di Azure, tanto per farvi capire le dimensioni e le possibilità che esistono all'interno di questa piattaforma. Chiaramente non entriamo nel dettaglio di tutti questi servizi, però per farvi capire che comunque anche quando parliamo... Ho corso troppo. Anche quando parliamo del mondo IoT, ci sono tutta una serie di servizi che possono essere appunto collegati uno con l'altro per ottenere una soluzione funzionante e ottimale. Questa è una slide che rappresenta l'architettura in generale di una soluzione IoT. Vedete che riconoscete i tre pilastri di cui abbiamo parlato prima, quindi la connessione del dispositivo, l'analisi dei dati e la presentazione e interazione con il business dell'azienda, e questi sono invece tutti gli elementi, tutti i vari servizi che possono essere incastrati appunto uno con l'altro come se fossero pezzi di un puzzle per ottenere l'architettura, la soluzione funzionante. Di nuovo non entro nel dettaglio di tutti questi elementi, però è interessante capire che comunque un'architettura IoT può essere messa in piedi in maniera molto semplice sfruttando i servizi appunto di Azure e incastrandoli uno con l'altro. Non è l'unico modo per creare un'architettura IoT utilizzando la tecnologia Microsoft, perché in realtà Microsoft mette a disposizione diciamo una serie di possibilità sempre legate al mondo cloud. Sicuramente è possibile prendere i singoli servizi e incastrarli uno con l'altro, quindi creare un'architettura partendo da zero e collegando opportunamente i singoli servizi, ma in realtà sono disponibili anche delle soluzioni diciamo preconfezionate. Chiaro che non vi sto raccontando che esiste la possibilità di fare next, next, next e realizzare la vostra soluzione IoT, non è questo lo scenario. Però sono presentati due esempi particolarmente significativi di remote monitoring e predictive maintenance che diciamo mettono in piedi in maniera automatica le architetture rispettando poi i principi di cui abbiamo parlato prima e facendovi vedere un prototipo funzionante di questo tipo di applicazioni che se vogliamo sono quelle più classiche del mondo IoT. E poi chiaramente esiste tutto un ecosistema di partner che collaborano appunto con il mondo Microsoft ed è possibile diciamo appoggiarsi anche a questi partner per realizzare delle soluzioni o comunque ottenere ad esempio banalmente se si vuole iniziare a lavorare con Azure esistono degli starter kit hardware
che possono essere acquistati dai rispettivi produttori e diciamo sono già certificati per le tecnologie Microsoft legate al mondo IoT. Ok, allora questa è un po' una panoramica con tutto quello che vi volevo raccontare senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, però diciamo che volevo presentarvi e farvi capire un attimo che cosa c'entra Microsoft quando parliamo di IoT. Vi ringrazio.